Buonasera a tutti, siamo Antonio Puretti e Massimo La Capra, consiglieri comunali della lista La Strada Nuova per Stradella, ormai del gruppo consigliare La Strada Nuova per Stradella da un anno e mezzo, e siamo quindi alla sala consigliare, appena terminato l'ultimo consiglio dell'anno 2015, oggi il 28 dicembre, per fare insieme a voi un piccolo riepilogo dell'attività di quest'anno e ripercorrere molto velocemente quello che è stata l'attività nostra, ma di tutto il consiglio comunale quest'anno. Abbiamo iniziato a gennaio del 2015 appunto parlando di sportello lavoro. L'amministrazione aveva iniziato le attività che poi sono state fatte nel corso dell'anno sul lavoro, appunto con l'istituzione dell'assessorato al lavoro, e noi avevamo fatto una proposta molto organica, molto completa di sportello lavoro di quello che avrebbe dovuto fare. L'amministrazione è andata avanti sui suoi passi, è nato un assessorato, ma diciamo che al di là di un evento insieme a Faravelli, grandi attività finora non ne abbiamo viste, siamo in attesa di scoprire delle novità più avanti. Poi ci eravamo occupati di donazione degli organi, vero Massimo? Sì, avevamo chiesto praticamente che all'interno del comune di Stradella, come in altri comuni, venisse praticamente attuata una modalità attraverso la quale il cittadino potesse esprimere il proprio parere favorevole o contrario alla donazione degli organi sulla propria carta d'identità, cioè nel momento in cui uno va a realizzare o a rinnovare la carta d'identità, poteva anche esprimere su questo documento il proprio parere in merito a questo delicatissimo argomento. Purtroppo anche su questo argomento la risposta è stata negativa. Successivamente a marzo ci siamo occupati dei parcheggi a pagamento. Abbiamo incontrato all'epoca l'associazione commercianti, con loro era emerso la necessità di un miglioramento delle condizioni del servizio di parcheggio a pagamento, ed era uscito un bel documento appunto dove si chiedevano l'istituzione dei gratta e parcheggia, come in altri comuni, e la possibilità da parte dei commercianti di comprare un permesso di parcheggio annuale, cioè un acquisto forfettario per parcheggiare tutto l'anno nelle due piazze e non nelle vie, quindi lasciando comunque le vie una zona di parcheggio più rapido per il passaggio appunto degli acquirenti, ma non dover anche continuamente uscire dal negozio per rinnovare i biglietti del parcheggio e anche ridurre l'evasione, perché con un parcheggio, con un permesso forfettario si poteva pagare tutto l'anno. L'amministrazione ha iniziato quello che a nostro avviso è il più lungo percorso di tavolo, di trattativa con l'azienda Colombo, che avrebbe dovuto portare queste migliorie. In realtà quello che è successo è soltanto un aumento, perché la tariffa è passata da 0,60 a 1 euro all'ora. Anche stasera, nel consiglio proprio di stasera, il 28 dicembre, abbiamo chiesto a che punto sono le trattative con l'azienda, sono ancora all'anno zero, non si sta muovendo niente, quindi l'azienda Colombo al momento non sta introducendo nessuna miglioria alla gestione del servizio, però l'aumento di tariffa c'è stato e quindi non capiamo perché. Abbiamo poi fatto un'interpellanza relativa alla casa delle associazioni, perché per sottolineare all'amministrazione il fatto che all'interno di questo spazio dedicato appunto a tutte le associazioni di volontariato e non solo presenti sul territorio di Stradella, segnalare appunto che ci sono delle situazioni di degrado, cioè di umidità in particolare in alcuni punti di questo stabile, di questo locale. Purtroppo ancora ad oggi la situazione non è assolutamente migliorata. Anzi, è quasi un anno, eravamo sempre a febbraio marzo dell'anno scorso anche in questo caso, e siamo stati proprio di recente all'Ampi e la situazione è esattamente la stessa. Un altro argomento rispetto al quale quest'anno è stata fatta appunto pienamente luce è la questione relativa alla realizzazione del nuovo punto di donazione sacro associativo dell'Avis. L'Avis ha appunto presentato questo progetto che doveva attraverso un finanziamento di un privato alquanto oscuro, realizzare questo impianto di donazione, questo punto di donazione associativo sangue in quel locale praticamente ex scalo merci delle ferrovie. Il problema è che appunto questo punto non è mai stato realizzato. Il progetto presentato nel 2014 doveva consegnare il punto realizzato e funzionante al 1 gennaio del 2015. Noi in febbraio abbiamo fatto un'interpellanza per chiedere conto appunto del ritardo della realizzazione di questa opera, e a settembre invece appunto l'amministrazione ha dato comunicazione che il progetto non sarà mai realizzato. Quindi insomma, dal nostro punto di vista è una manovra un po' elettorale, tanto rumore, ma alla fine il progetto non aveva corpo, come appunto
elevato, normalmente abbiamo scritto la nostra interpellanza e non si è realizzato. Ci siamo occupati poi dell'inizio della collaborazione tra Comune di Stradella e la Fondazione Fraschini per la gestione del teatro sociale, collaborazione che nel frattempo è iniziata, non proprio senza dolori, nel senso che questa collaborazione ha portato alla sostituzione, potrei anche quasi dire allo sfaldamento, del gruppo di lavoro costruito per il teatro con il progetto Cantiere, che nel 2006 ha avviato l'attività del teatro formando professionalità sul territorio e costruendo un teatro bello anche perché era vissuto all'interno dalle persone che l'hanno amato e che l'hanno costruito insieme. Questa esperienza è terminata e c'è appunto la Fondazione Fraschini che ha avviato la nuova stagione e le cose ora stanno così. Ci siamo poi occupati di Italgas, che è una questione molto interessante e molto ampia, di cui vi parleremo in un video specifico. Una questione che ha visto il Comune soccombere e patteggiare infine con questa azienda una somma molto importante, tra 4 e 5 milioni, e che ha visto il Comune perdere altri soldi in mancate entrate e in spese legali. Faremo un riepilogo di questa esperienza negativa che da sola, a nostro avviso, definisce quanto sia dannosa l'attività dell'amministrazione di Torre Civica per il Comune di Stradella. Queste scelte sono iniziate nel 2000 e poi ancora anche nel 2014, in entrambi i casi non facevo parte di questo gruppo, ma insomma queste scelte hanno degli strascichi economici che vedremo ancora più avanti quando poi si andrà a fare la gara provinciale, ma ne parleremo più avanti. Abbiamo parlato infine, andando avanti, di viabilità sulla via nazionale. Vi ricorderete, ci sono stati diversi incidenti quest'anno nella zona della stazione ferroviaria, un po' con malizia potrei dire meno incidenti che nel semaforo della Badia, dove invece c'è stato un intervento molto puntuale dell'amministrazione, come tutti conosciamo. Ci sono stati appunto nel 2014 e nell'inizio del 2015 invece dei casi nella zona della stazione. Avevamo proposto un riassetto della viabilità che è stato rimandato al PUT, di cui ancora non si conoscono i tempi, ad oggi anche qui siamo all'anno zero. Vado avanti ancora io, ci eravamo occupati anche della divertente e goliardica vicenda del carro allegorico che aveva visto coinvolto il consigliere comunale Lombardini, nella cui abitazione era stata trovata una borsa piena di contanti nell'ambito insomma di una inchiesta che riguarda la cantina sociale di Broni, che è ancora in corso, un carro allegorico che secondo lui rimandava la sua vicenda, l'aveva offeso, lui si era adoperato perché fosse rimosso dalla gara di carnevale. Una brutta e a tratti grottesca vicenda che non ha dato strascichi perché il consigliere Lombardini non si è dimesso ed è ancora qui tranquillamente in consiglio comunale. Massimo, poi? Siamo occupati anche di parcheggio disabile, in particolare abbiamo chiesto al pari della donazione ordine praticamente un adeguamento al Comune di Stradella con diciamo, delle normative che ormai hanno una valenza non solo nazionale ma addirittura europea, cioè è in vigore praticamente un nuovo tagliando per il parcheggio diciamo, delle persone con disabilità che permette a queste persone non solo di parcheggiare sulle stalle di parcheggio gialli, come ovviamente appunto riconosciuti in questa maniera, ma che permette diciamo, di parcheggiare in maniera gratuita sugli stalli di parcheggio a pagamento. Questa normativa può essere diciamo può entrare in vigore semplicemente aggiornando diciamo, la segnaletica verticale che appunto indica e regolamenta le modalità di gestione e di utilizzo dei parcheggi a pagamento. Anche questo purtroppo è stato bruciato. Il Comune, Massimo, correggimi, se volesse potrebbe da subito, perché è già così in altri comuni, autorizzare chi ha il contrassegno disabili a parcheggiare sulle strisce blu. Esatto. Non lo fa perché questo si tradurrebbe evidentemente in un mancato guadagno per la ditta Colombo, con la quale non ha in essere nessuna trattativa, evidentemente, nonostante quanto dica il sindaco, perché non può ottenere niente di questo, niente, nessun vantaggio per il comune o per i cittadini, come sarebbe questo tipo di piccola riforma. Al contempo il comune cosa ha fatto con questo problema? Ha aggiunto altri parcheggi disabili sottraendoli dai parcheggi bianchi, quindi creando disagio ai residenti di aree non contigue al centro, e andando ad aumentare il numero di parcheggi disabili, che per l'amor del cielo ci mancherebbe che non servano, ma quando il loro numero era già superiore al rapporto richiesto per legge tra i parcheggi totali e i parcheggi disabili. Quindi più che fare altri parcheggi dedicati ai disabili, in una forma anche di eccessiva discriminazione, sarebbe stato molto più semplice rendere fruibili quelli blu dai disabili. Ma così non è stato. E poi Massimo, una parte importante dell'ultime, insomma, del
l'autunno dell'inverno dell'amministrazione, cioè quella che stasera, lo vedrete nel video del Consiglio Comunale di stasera, è stata definita dal capogruppo di Torre Civico Lombardi, la ridefinizione del sistema di welfare locale. Di cosa si tratta? Sì, purtroppo diciamo nella politica nazionale italiana, ma non solo, ormai va di moda parlare di ridefinizione o soprattutto diciamo di razionalizzazione dei servizi. Dietro a questi termini però si nasconde esclusivamente diciamo una ricaduta pratica per i cittadini, cioè quella dei tagli dei servizi. L'anno che si sta per chiudere, l'anno 2015, è sicuramente un anno di cruciale importanza per quello che è diciamo, il ventaglio di servizi che l'amministrazione comunale di Stradella potrà garantire e sarà in grado di fornire, diciamo, di offrire ai cittadini, in quanto quest'anno diciamo, in un solo colpo vengono tagliati i servizi di centro aggregazione giovanile, che diciamo, offriva un duplice servizio, uno di ludoteca offerto diciamo, a una popolazione che afferiva diciamo, alla preadolescenza, quindi ai ragazzi delle scuole elementari e media, e poi c'è la reazione giovanile vero e proprio, quello che invece diciamo, riguardava ragazzi diciamo, in età adolescenziale. Ma soprattutto diciamo, è stata esplicitata l'intenzione dell'amministrazione comunale di dismettere al termine di quest'anno scolastico praticamente l'asilo nido. L'intenzione, diciamo, il piano strategico dell'amministrazione è questo qua, cioè quello praticamente di non pagare più l'affitto nei locali diciamo, di Pozzo Bonello, dove appunto è in vigore la scuola materna comunale, cedendolo quindi al legittimo proprietario che è l'Istituto Gavina, dove molto probabilmente l'Istituto Gavina andrà a fare un asilo nido, in quanto tale appunto il comune non fornirà più questo servizio, di conseguenza ci sarà un vuoto all'interno appunto di questo ambito, e quindi diciamo il comune accenderà tutta quella che è la scuola materna nei locali di via Fratelli Cervi. Sì, questo va sicuramente a rendere tanto di minore qualità, se vogliamo, servizi di materna, perché su un presso solo invece che su due, quindi viaggi un po' più lunghi per alcuni bambini che abitano nella parte opposta alle stradelle, parliamo di bambini di materna, quindi molto piccoli, ma c'è anche appunto un discorso di quantità, perché il nido invece viene rimosso. Non siamo i soli, è stato detto stasera, ci sono anche altri comuni che hanno fatto questo percorso, è una magra consolazione, ci sono anche dei comuni che hanno sperimentato gestioni miste, che hanno sperimentato la nascita di cooperative sociali o altre forme, che qui diciamo non sono state approcciate, lasciando lo spazio appunto ai privati. Infine, abbiamo parlato molto spesso, praticamente ogni consiglio, della questione legata ai rifiuti. La gestione dei rifiuti è la situazione, secondo noi, più grave, più deficitaria in questo momento nel comune di Stradella, è quella che ha bisogno prima di tutte di un intervento radicale di ammodernizzazione. Questo intervento non esiste, ma non c'è nemmeno la previsione di attuarlo, ma a nostro avviso non ci sono nemmeno le competenze per capire come e quando attuarlo. Spesso e volentieri abbiamo parlato appunto del fatto che anche le dichiarazioni stampa del presidente di Pronestrella S.p.A. Luigi Maggi riguardo il porta a porta, che sarebbe per forza più costoso della raccolta stradale, sono assolutamente sbagliate, perché fanno riferimento ad un porta a porta che aumenta i costi invece di ridurli con la maggiore differenziata, quando le esperienze dei comuni che hanno fatto un percorso virtuoso sono esattamente questo, cioè riduzione dei costi globali, dei costi a carico delle famiglie. Quindi dal nostro punto di vista è assolutamente sarebbe da fare diciamo, una tabula rasa decisionale. Anche nel documento unico di programmazione triennale approvato questa sera non si fa nessun riferimento specifico se non ad un ipotetico ampliamento del porta a porta, così come viene fatto adesso nelle aree San Zeno e Badia di Stradella. Quindi un porta a porta un po' disagevole, perché non vengono forniti strumenti per realizzarlo, non vengono fornite comunicazioni puntuali in merito all'andamento del servizio e quindi di fatto un servizio che costa di più e che sta gravando di più finora sull'azienda, ma presto anche sulla tariffa, così come dichiarato dal presidente della Pronestradella. Quindi la situazione è grave, il mondo e le tecnologie sui rifiuti vanno in ben altra direzione, ci sarebbe tanto da fare, questa amministrazione non lo sta facendo. Recentissimamente, l'ultima questione di cui ci siamo occupati, la conversione in pubblica di Pronestradella S.p.A., che da società misto privato-pubblico sta diventando una società completamente pubblica. Questo apre scenari leggermente diversi sul suo futuro, perché si prefigura, questa è la nostra previsione, una situazione dove la Pronestradella S.p.A. presto diventerà una branchia, possiamo dire, una società locale di un'azienda più grossa.
e l'ingresso di SM Pavia nella compagine sociale di Verona Stradale SPA sicuramente è un elemento da tenere in considerazione in questa trasformazione. Quello che però accade oggi è che esce il privato di riferimento, perché diventa socio solo della Verona Stradale Gas SRL, di cui è già socio. La Verona Stradale SPA molla le sue quote nella Gas SRL e le mantiene in gestione diretta. Abbiamo appurato questa sera che la gestione diretta è una fase transitoria che può durare al massimo 18 mesi e quindi le cose sono ancora, diciamo, lontane da essere chiare. L'unica cosa chiara è qual era la razza di questo provvedimento, è stata anche detta dal sindaco: continuare con gli affidamenti diretti, cioè continuare a poter affidare servizio rifiuti direttamente a Verona Stradale SPA senza fare gare. Ma senza fare gare significa senza produrre capitolati, senza mettere in competizione le aziende sul territorio che fanno questi servizi e senza quindi ricercare se esistono sul territorio condizioni migliorative per il comune, andando semplicemente avanti così come si è sempre fatto. Questa è la volontà chiara del gruppo di Torre Civica, cioè quella di fare ancora gli affidamenti diretti, e questa è la volontà dell'azienda che si è trasformata proprio per consentirlo. Questo ci fa pensare che l'azienda sia un po' fuori mercato nei suoi costi, nel suo modo di gestire le cose, e così anche dai dati e dalle dichiarazioni sul porta a porta che ho detto prima, e quindi bisogna in qualche modo aggirare il mercato facendo degli affidamenti diretti. Ecco, a nostro avviso questa è una politica quanto mai retrograda e dannosa per il comune, ancora di più di quello che è stato finora, quando c'erano anche forse molti più soldi e molta più leggerezza nel gestire queste cose. Oggi si sembra grave non prevedere nessun provvedimento su questo. Prima di salutarvi, un augurio non solo a voi, ma un augurio anche speciale ad un dipendente del comune che va in pensione quest'anno, a Pier Carlo Sacchi, che lascia il ruolo di messo e responsabile dell'ufficio protocollo dopo X anni, non è dato a saperlo, molti molti anni, e di custode del Palazzo Comunale, attività, mi dicono, 22 anni grosso modo, attività appunto che ha svolto per tutti, per i cittadini, e della quale lo ringraziamo, sperando che trovi lo spazio per continuare la collaborazione con la collettività come volontario in uno degli ambiti possibili: il Pedibus, la protezione civile, la biblioteca, insomma ci sono tanti spazi, i musei, tanti spazi che l'hanno interessato negli anni anche per il suo ruolo di archivista, che dimenticavo, anche archivista e responsabile dell'archivio del Comune di Stradella, per il quale ha svolto anche ricerche storiche. E quindi insomma c'è spazio per continuare una collaborazione con lui anche durante la sua pensione. Quindi auguri di una buona pensione. Il 2015 è finito, finisce qui, finisce oggi l'attività consigliare. Le cose di cui abbiamo parlato sono tante, sono anche piuttosto serie, e cosa possiamo fare se non farvi i migliori auguri di un buon 2016 a voi personalmente, alle vostre famiglie, ma farli indirettamente anche a Stradella, al nostro comune, affinché alcuni dei problemi che abbiamo sollevato trovino una efficace soluzione nel corso del prossimo anno. Buon anno a tutti, grazie!